Ciao a tutti amici di Orticalab, oggi vi presento una ricetta che per me è cara perché è una ricetta di mia nonna, sono le melanzane alla cilentana. Sono piuttosto semplici da preparare. Vediamo gli ingredienti che servono per le melanzane alla cilentana. Sicuramente delle melanzane, formaggio pecorino grattugiato di quello nostro, non pecorino romano che è troppo piccante, delle uova, prezzemolo, pomodori, poi vedremo. Intanto cominciamo a preparare le melanzane. Vanno prima di tutto affettate abbastanza sottili. Una volta affettate le melanzane, le mettiamo con abbondante sale per far perdere l'acqua di vegetazione e insomma, il sapore amaro delle melanzane. Mentre le melanzane sono in acqua e sale, prepariamo il ripieno delle uova. Alle quali aggiungiamo il nostro formaggio. Non usate il parmigiano o il grana, sono troppo forti i sapori, coprirebbero il sapore delle melanzane. Ok, poi e un po' di pepe. E questo è tutto, ovviamente niente sale nel ripieno perché è tutto formaggio, quindi è molto sapido. E adesso scoliamo e asciughiamo le melanzane. E adesso riempiamo le melanzane, le accoppiamo due a due. Nel ripieno così. Ok, dopo aver riempito le melanzane le dobbiamo friggere, quindi olio extravergine d'oliva, far riscaldare l'olio e intanto mentre si riscalda l'olio per la frittura, tagliamo i pomodori che serviranno dopo per il sugo. Mentre frigo le melanzane, prepariamo il sugo. Olio extravergine, uno spicchio d'aglio. Quando l'aglio sarà preparato, aggiungiamo i pomodori. Quando il sugo è pronto, aggiungiamo le melanzane e le facciamo insaporire nei pomodorini.